Ciao a tutti! Buongiornissimo amici, come state? Allora, giornata particolare Sì, inizierei. perché l'intro non siamo neanche riusciti a farla. No, perché in realtà la giornata è iniziata. Puliamo le camere, iniziamo, accendiamo la tinozza perché arrivano gli ospiti e mille cose. E poi abbiamo fatto degli incontri speciali, quindi non c'era proprio l'intenzione di fare un video oggi perché avevamo altre cose da fare. Ma è successa una cosa che vedrete tra poco, e qualcuno di voi l'ha già visto tramite i social. Instagram e Facebook, e tra l'altro vi chiediamo di iscrivervi anche lì. Però aspetta, prima di raccontare tutto, grazie ragazzi, 10K, Grazie, Iari, mamma grazie mia. Iari, ma grazie a tutti voi che comunque Iari ha parlato benissimo di noi, ci ha fatto un Sì, super no. video, ma è stato bello perché comunque io posso anche dirti compra questa macchina, ma se poi non ti piace la macchina non la compri, quindi vuol dire che qualcosa in qualcuno di voi abbiamo lasciato, per cui ce l'abbiamo fatta, il miracolo di Natale! Avevamo Sì, detto chissà se per fine anno o Natale, è paura. andata. Tra l'altro, voglio aggiungere una cosa Sì. che è successa nel senso che abbiamo detto nel video di Ari che lui ha detto: cavoli, sono riuscito ad arrivarci anch'io col Ducatone fino a trovare l'oro. Premessa, perché ci avete già contattato almeno in 3-4, se potete venire qua col camper. Allora, prima di tutto, non ci sono aree attrezzate per i camper. Non c'è spazio per Non c'è parcheggiare? proprio spazio perché Yari, infatti, ha fatto un pochettino fatica, ma è andata bene che non c'erano altre macchine e quindi è riuscito a metterla in un punto in cui poi è riuscito A ad uscire. uscire tranquillamente. Però non ci sta perché era già venuto un signore giù col camper e è dovuto di nuovo tornare su perché non ci stanno proprio i camper, i parcheggi sono troppo piccoli e assolutamente non ci va di andare ad occupare lo spazio dei vicini Sì. perché E in più assolutamente. la strada è consorziale privata, quindi non c'è così tutto questo libero accesso. Possono venire giù solamente i proprietari delle case, dei terreni e i nostri ospiti. Per cui, ragazzi, se volete venirci a trovare in camper, ci sono delle aree autorizzate, dei parcheggi prate buoni oppure chiusa peso in valle, e poi potete raggiungerci a piedi perché, appunto, uno per la vostra sicurezza, due per il quieto vivere. E tre, perché comunque non vogliamo mettere a rischio né la nostra strada, che in caso di neve e ghiaccio è inaccessibile, è privata ed è pericolosa. Sì, e poi appunto la strada è stretta, è una strada di montagna stretta ed è già tanto se appunto ieri è riuscito ad arrivare, quindi tanta roba. E poi ragazzi, 1,4 km da Vigna nel bosco E è una niente. rigenerazione per voi, venite qua, noi vi incontriamo benissimo, le stanze sono aperte e la stanza è aperta da 2 o 4 persone, per cui questo è un sunto. Tornando invece a quello che è successo, è stato il caos totale, ci siamo spaventati per questo, vabbè l'avete già visto in copertina, proprio questo piccolo animaletto, e abbiamo fatto di tutto e di più. Ringraziamo anche Eppi che non l'ha aggredita, anzi la guardava con un tono un po' malinconico. Che poi a un certo punto ci voleva giocare, allora io l'ho preso e l'ho messo in casa e poi ho detto tu forse è meglio che vai a dormire. Adesso vi lasciamo lo spazio a quello che è successo e poi ci vediamo alla fine Per con i saluti. o la bella notizia o la cattiva, perché non sappiamo ancora come sta andando. Dite incrociate, ragazzi, e preghiere per lei. Cucciola. E non so dove sei uscita. O da quel mucchietto là, o qua sotto. Io l'ho vista lì. Non so. Guarda quanti mucchietti che ci sono là. Ha Mando. Ma in teoria sta freddo. periodo qua dormono loro. Tra l'altro, Quindi avrà sbagliato l'uscire. Eppi non le ha detto nulla. Sta tremando. Guarda che amore. Ehi, non so cosa fare. Anch'io, dobbiamo Cosa? Che cercare. Vuoi metterla un attimo sotto il telo? Prova un attimo a metterla sotto il telo, questo protegge. Pronto. Aspetta. Aspetta. Guarda, togli il telo, guarda se ci sono dei buchi nuovi.
Ah, è uscita da qua. Vai, amore. Ciao, cucciola. Adesso ti faccio andare a casa. Vista qua la tua casa. Ma mi tira proprio col musetto più lì? Tanto qua. Non è lei la tua casa. Dai, vai giù, amore. È quella la tua casa, dai. Dai, vai. Si muove già di più, eh? No, non è quello. Va giù? Boh, sembra che stia scavando un po'. Oh, per carità, quando parte, parte in quinta. No, di qua non è uscito nessuno. Facciamo? Sarà dovuto trovare un buco. Ma che carino, eh? Merina lei è, da oggi. Ma guarda com'è agitata! Dai, tranquillo, è sano, è tutto a posto. Ha freddo! Allora, Abbiamo telefonato al centro Ampa. ANPA di Bernezzo. Ci hanno detto di fare ancora due prove, perché è strano che lei non entri nel... Vedi, non scavi. Quindi ci hanno detto di... Vieni, amore. Piano. Gioia. Ci hanno detto di... Piccolina. Di provare a metterla ancora dove c'è della terra mossa che è palesemente da... Da Talpa. talpa. Provo ad andare un po' qua a vedere. E vedere se lei segue, si ritrova. Se no, di provare ancora ad andare nel bosco. Prova ad andare nel bosco delle foglie dove c'è sotto l'humus e vedere se parte. Se no, partiamo e andiamo a Bernezza da loro in sede e vedere se si riesce a salvare. Ok. Secondo me tu sei arrivata di là, lo sai? Guarda un po'. No, questo qua è un cordino. Dai, non Tu ti mettila trovi? più Però vicina laggiù, però mettila più su. a me mi preoccupa quella zampa storta così. Secondo me si è spaccato la zampa. Però Oh, è vero, c'è la zampa. tutte e due sono così. Oh, Maria, agitò. Ah, mi sa che si è rotta la zampina. Non riesce a scavare. Tranquilla, tranquilla. Tranquilla. Mi sa che si è rotta la zampina. Va in panico, rischia di prendere un... Piano, amore, piano. Allora, cerco una scatola. Sì, ma guardala. Ehi, prendi un po' di terra. Sì. No, prendila, sì, prendi quella lì, prendi la sua, che magari la sente. Dai, cucciola, che ti portiamo. Vieni amore, andiamo dal dottore. Piano, Come l'ha gioia. fatto? Così adesso il braccio è sistemato. Andiamo dal dottore. Dai, io aspetto gli ospiti. Guarda. Ciao! Dai, Nerina, che facciamo il tifo per te.
io vado. La metto davanti come passeggero. Sì, sì. Mettigli anche la cintura. No, eh sì, perché sennò si rovescia. Sì, sì. Nerina, si parte, il tuo primo viaggio in macchina. Siamo partiti, ragazzi. Romy si prepara con gli ospiti che stanno per arrivare. Io provo a salvare la vita a Nerina. Speriamo di farcela. Siamo quasi arrivati, mancano 6 km poco più. Lei continua a girare tranquilla, ogni tanto si agita un po'. Boh, speriamo. Vediamo. Ho visto che è via Alpi 25 il posto. C'è pure un traffico per i miei standard infernale. Ok ragazzi, siamo arrivati, adesso andiamo a portare la piccolina al centro selvatico, speriamo in bene, dita incrociate raga, forza forza Nerina. Eccoci tornati in macchina. Allora, talpa data, in realtà pensavamo fosse un cucciolo, invece è già un bel esemplare grossiccio di talpa. Adesso l'hanno messo in una scatola loro, con ci ha ringraziato di avergli messo anche il terreccio, ha detto che abbiamo fatto bene per fare il viaggio. Cosa succede? Adesso loro l'hanno messo in una teca con riscaldata, gli danno una soluzione di acqua e tanto 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 miele, perché ha bisogno di recuperare l'energia e lo spavento, e dita incrociate, perché uno o due giorni si saprà se ce l'ha fatta superare questo trauma oppure no. E speriamo ragazzi, noi il meglio ce l'abbiamo fatta. Adesso torno al B&B perché Romy sta facendo il check-in. Speriamo in bene, va. Dai, sì, andrà bene, ci credo. Mandate anche voi un po' di energia a Nerina che ne ha bisogno, e ringraziamo l'AMPA per questo sacrificio che fanno i volontari per aiutare gli animali selvatici. Eccolo liberato! Amore mio dolce. Allora ragazzi, corsa, l'avete visto anche nel video, Romy è stata qui a gestire gli ospiti, la ricezione, ha preparato la tinozza, il focolare eccetera eccetera, ed è stato tutto perfetto, perché se lei non fosse stata a casa gli ospiti non sarebbero potuti entrare in casa. No, perché vi siete anche incrociati con la macchina, sì. Quindi meno male che sono rimasta a casa, perché... Allora, ci tengo a precisare due cose importantissime. Penso di aver detto più volte che andavo all'AMPA a Bernezzo. In realtà è il CRAS, Centro di Recupero Animali Selvatici di Bernezzo, via Alpi 25. Poi in descrizione vi mettiamo tutti i loro punti. Se trovate caprioli, gufi, civette, talpe, contattateli, sono veramente persone con un cuore non gigante, galattico. Tutti si è perso la faccia di... c'è il loro aspetto, c'è la loro conoscenza, è veramente, veramente bello. E ti fa capire appena entri l'energia strapositiva che c'è in quel posto, perché fanno veramente del bene. E al momento è al caldo, a 22 gradi. Col miele, perché ci ha spiegato che loro mangiano un quantitativo di cibo pari alla loro grandezza e al loro peso. Quindi se pesano 20 grammi... Sì. Devono mangiare 20 grammi di roba. È come se mangiassi 68 kg di roba. E quindi allora gli davano il miele. Tra l'altro sono rimasti, mi hai detto, increduli, perché non c'è nessuno che salva una talpa. Comunque sono veramente rarissimi i casi. Anzi, infatti... ha detto che vi fa onore, perché la gente di solito lo uccide, e è raro che ci sia qualcuno che salvi la talpa o il toporagno, che è molto simile. Infatti noi ieri abbiamo fatto, subito quando ci siamo trovati un attimo in difficoltà, abbiamo subito fatto un appello su Instagram, e purtroppo abbiamo ricevuto tante richieste di abbattimento, tante battute, e noi assolutamente non ce la farei proprio, quindi a priori no, avevamo già deciso che non veniva uccisa, e volevamo semplicemente avere un modo per
Comunque invece altre persone, tipo Max, ci ha dato dei consigli valevoli, molto valevoli, e tra le righe ha anche detto che le talpe non è vero che mangiano le radici, le piante, non è assolutamente vero. Le talpe sono solamente carnivore. Loro possono danneggiare le radici perché se si ficcano nell'orto effettivamente non fanno un bene all'orto. Desbelano tutto. Esatto, però mangiano solo i vermi. Che sono gli stessi vermi che magari rovinano l'orto, quindi comunque per l'ecosistema Nell'ecosistema. funzionano anche loro. La talpa la si può allontanare anche con dei meccanismi molto tradizionali, ovvero una bacchetta di ferro con una bottiglietta di plastica che ci batte sopra, perché dà loro, essendo cieche, sentono le vibrazioni e si spostano in base alle vibrazioni. E quindi questo vibrare del palo nel terreno può distorcere, allontanare le talpe dalla propria insalata, all'orto, eccetera, eccetera. Mi Io piace. spero a fine video di lasciarvi con un messaggio, con lo screenshot di, o con la comunicazione ufficiale che Nerina è viva e sana e vegeta e si sta. Speriamo. O magari, visto che le abbiamo sentite, ho detto se sta bene, va tutto bene, bene, potremmo fare un video per voi mentre la reintegriamo. E Speriamo. amici cuneesi, vi invito a seguire la pagina Instagram di Cras Bernezzo, che è il centro di valutazione degli animali selvatici, o i Cras della vostra zona, perché veramente hanno bisogno di aiuto, di volontari. E no, ieri alla fine mi sono sparato 70-80 km per andare a salvare una talpa, per qualcuno di voi sono un pirla, per me invece. E quando ho ricevuto il primo messaggio che stava già meglio, oh, mi sono messo a piangere dalla felicità, sono fatto così. Mi sono emozionato perché aver potuto contribuire a salvare un animaletto per me è stato il regalo più bello di Natale e spero che arrivi definitivamente con la notizia che Nerina è tornata a vivere in natura. Quindi ringraziamo comunque tutti voi che ci hanno scritto. Sì. Grazie anche Max per i consigli. Sì, anche gli altri ragazzi che sono nomi di tutti, non li so, però che ci consigliate di andare al Sì, CRAS. tutti, tutti, grazie. E oggi voglio fare una dedica speciale che tappeti di fragole di Modà a mia mamma. Tanti auguri, mamma, per le feste. Mi auguro che non ci chiudano Però di nuovo. Slay, è per te la canzone. Sì, tappeto di fragole. Eccoci qua. Na 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 na, su un tappeto di fragole. Tagliate i Avete visto? capelli! Allora, ditemi che adesso non assomiglia. Ma smettila! Tagliate i capelli! Andiamo! Mi ha censurato. Da tetta cavagna! No, no, No! aspetta, volevo ancora. Dai, Simone! Dici solo cavolate, fammi piacere. No, volevo dire una cosa importante in realtà. No. Ok. Io vi tengo un po' lì con l'acquolina sulla bocca, perché assolutamente, ragazzi, non dovete. Guarda la faccia. Ma per cosa? Perdervi il video di domani perché ci sarà un'esperienza incredibile. A domani, ore 7, canale YouTube. Da Tetto cavagna è tutto. a voi la linea! Buongiornissimi amici! Ho dimenticato! Viva Viva la la montagna montagna sempre, sempre, ma ma soprattutto soprattutto viva viva Cuneo! Alla prossima! Ciao 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 ciao! Ha finito la studia, senti.